In qualità di veterano, se si può dire, veterano del veglione di Castelbuono, tocca a me presentare un gruppo nuovo. Quest'anno c'è stato questo gruppetto di ragazzi che aveva bisogno di qualche suggerimento e ho dato il mio contributo a questo carnevale castelbonese al migliore dei modi, nel migliore dei modi possibile, a cui io insomma sono un veterano. Io vi prego innanzitutto di fare un po' di silenzio durante la manifestazione dei ragazzi, perché sono senza voce, insomma, sono al primo anno. Bisogna incoraggiarli praticamente, perché è un gruppo che negli anni a seguire possibilmente si faranno degli attori che sostituiranno possibilmente anche me. Io spero di no, spero di essere sempre sulla cresta dell'onda. Vorrei leggere praticamente una poesia dedicata al carnevale. Silenzio! C'era una volta un fastoso carnevale, pieno di suoni che uscivano dalle sale, dove si ballava fino al mattino tra maschere di Pulcinella ed Arlecchino. Vecchi ricordi polverosi di un tempo passato che ormai non è, quando ai veglioni baldanzosi si ballava ancora il tango col caschetto. Poi si aspettava la miss tanto attesa, esempio sublime di bellezza paesana, ed anche se qualcuno in fondo dissentiva, tra fischi e poi risate ci si divertiva. Il suono melodioso del complesso faceva sognare in abiti eleganti, tra una maschera e l'altra di successo, di personaggi tra i più stravaganti. Oggi il veglione è un'altra cosa, niente eleganza, ma jeans consumati, di giovani rocchettari senza pose, a migliaia nelle sale concentrate. La storia ha il suo corso travolgente, tutto distrugge, tutto porta via, resta il rimpianto nella nostra mente dei bei veglioni con grande nostalgia. Grazie, e adesso vorrei presentare i ragazzi, il gruppo I Cucciasciuna. Il gruppo di Cucciasciuna che presenterà la maschera, il gruppo di Cucciasciuna, dicevo, presenterà la maschera. Questo per noi è il carnevale. Signori, a tutti buon divertimento. Buonasera a tutti quelli nominati, donne vigliate, oh, cancagliate, fate no!
da come incominciare, si va per ridere e per scherzare. Ora sto gruppo di Buggiascione, da Bucopione, un primo simpatico. Se già ancora non avete caputo qua, sto cristiano viene, vedete che è Angelo Tarantino. Quando è vero, Matteo? Angelo Tarantino? A me lo spene, io non è scelto di caputo. Guardi, io andato da un, e si mette subito l'etichetta, e si sistema, poi c'è il petto nella pacchetta. Quando prima niente la macchinetta, per tagliare c'è chi stiamo la basetta. C'è dice, oh, gli caccia cantare alla mente. Con parlare un po' quando si taglia i capelli, con carono tagliando se non specchio ci dice, me la riduceva, si lascia non era tu castigo. E precisamente, a miglia e volete. E non sa parlare di confusione, per dire che si ci confusione. Idio, quando noi andiamo a non rosare, tu me la fai. E fra corrida, e io che vignato! Perché ne hai sentito per casa? Angelo, tu non sai cosa da organizzare. Fa tutto il mestiere, non ti c'è mescare. Ah, Angelo, sopra un po' di segnettate, a cliente la contruasce, e a se purtroppo non mandasce. E un pettine di serva e una laura la lamenta per tagliare la barba a basetta. Ah, angelose, quando arriva la tua festa dei palloni. Ma come? In quel luogo non l'hai saputo che salone si è meato al noraputo. Cammarate e Mazzeffi sono i padroni. Sì, e tu quando la carabina sta putea, Mari Gentilia non riusciavi a ridere. Come? Sì. Mari Gentilia, mentre va a camminare, mi va che mi verria a tale anno. E come vedi tu stai bambiccicato, sai che non avessi messo i quadrati. Dai, muzza, i predatori giocati alla morga. Tu quando la carabina è stato uno. Una risciata già da un tuo portone! Pierino Mazzeffi, assettato nel mio portone, pare un segno con persone. Ma vedi però, una domanda, e mano a mano un panino fa la porchetta, sapete come fai a condannare la macchinetta? E poi andare a fare il macchinetto, ma quando arriva la macchina da pulire, se ne va a fare pubblicità in piazza Margherita. Se fosse dentro la fontana, e Maria Gentilia ci va a dire, ma chi sono figli potenti? Sono bambini, ha cominciato a sciopero, lascia da prima sì. I cristiani che si portano nella vettura, vogliono sapere. Quanto fa allora? Nel vero magalere, cosa sono resene e ci dice, ma lei mi sta pigliando per cretere? Perché ci dà lì un motore, un carburatore, un motore e l'ammortizzatore. Oh, adesso vuole che parli di specchiettore rosa ora. E da parlare di pistola, di copertone e di cerchione, di seggiolone, di tappetino e di valvolette. E no, ente, o cristiano non fate andare cretene. Insomma, se tu perciò, vuoi essere cristiano tu paese,
Tutti i mani devono essere accangiati, ma secondo noi... Servizi di punta sento tornare! Faccio abbastanza anni e su zone su profondo si collocava un negozio chiamato in fronte. Io mando lì già, in qualche quattro, ma se non c'era un 48 e neanche c'era la potere la pubblica, ma c'era un negozio se non fa cantare ce l'ho la pubblica. Oh, dentro fuori da come è illuminato, ma resta l'entrata non dove è il mercato. Appena da sentire entra però, c'è resta veloce, perché è anche un granuzzo non portoso. Volevo un baricchiazzo della maestazza, ma appena entro lo prezzo magari dei razzi. Ragazzi, non
ma solo scarpe bene. Niente che va a cantare le signori da bene. Ma con tutte queste cose che hanno messo nel suo paese, i cristiani tra casa, e come tutte le cose? Sì, tu c'è un paio di cazzure, c'è Paolo, con Rosina, e lei se veste, tu vai che ne facciano. Vediamo cosa accade. Non so più c'è. Ma non ci ne è? Sì. Lo sai che me ne vedo da bere la bottiglia, da bere su Provence, che si chiama Vimbronte. Lo sai che me ne vedo da chiesa ninja, Irene Castiglia, sì, ma so frate, se risponde a così e non arrivate. De quant'ave, cara pesce tu, scarpa piazza, un neve nicchio, sopra un ponte, te ci piazzaste tu, e io, ma giusai più. Ora più. Dove? Ora più. E mi ci farò. Faccio da noi in varie gentrie. C'è una bella falegnameria. E quale che già mi? Oh. Niente a tutta da serratura. Ci sta. Tutto finito. Rispettiva a tutto lui. Ma bravo. Sì, sì, o no? Indre. Pascal, butta c'è in dentina! Perché sappiamo se c'è la metro, eh! Già! Il vino, che con il suo colore rosso è amato da mio padre a più non posso! E? E due giorni, con due cani è sempre stato, e per il paese, tutto sarà furiato. A dire invece, posteggio, spezzoleggio, motorino, faccia la potia da giusto da rendere. Ma io però, non si vede chiaro chiaro, sicuramente è nata per una nuova giana. Una volta, un dottore, quando ce l'esame, ci trovava tanti che esami, e tentate di ricciare sul tavolo. No, niente, qualche fusseria, azotomia, luce mia, glice mia, colite, danzemanate e colesterolo. E per un mese mangiavo pasta a brodo. E a questo ti bevo tu vene per tutte le 24 ore. Un litro tu chiamavo ogni ore. C'era però sopra il sarca leggero. La pace se la lava a cuorino, ecco lo vero sempre accogerato. Su però solo travaglio, c'avevo troppa amorosa, andava tutta dove compagna, un travaglio con un pan. Quando infine spunta l'alba, dopo le annota denaro, vengo vedo scuro chiaro, se lo beve per caffè. Ha già molle sotto coppa e tanto per cambiare sono qua. Me forse sembra presso un piacchivì, verità, perché mi piace a vivere a mangiare. E quando sono il mondo collocato, quando
vuole spondere in prima raggio. Sì, noi al denaro di Iraq. Come i cristiani arrivano alla piazzetta. Così. E vedono già per l'apertura. Minchia, fino a me che sopra arriva la cura. Ma se sì ci va a stare anni. E il novento va a stare. Parlate noi e vende. Cristoforo chiama. Sì. Dai conti che stanno facendo dentro. Perché cristiani è caduto sopra il mondo quando è chiaro. Dentro le tre cristiani è solo per farlo. Dai, già risponde se c'era la colatata. E sopra. Direi che quest'anno è buona una colatata. La voglio mangiare. Ma ci cicci. Arrivava a punto che ha scoppiato. E la bella vende si apprezzava. Io ma vende sta potea. Perché questo non ci fosse per me. C'è la stancata di stare in realtà. Perché come per il tuo stare qua. Non mentre i cristiani vanno sempre scomandanti. E a Juan da una botta talia allargare a tre potere. E che ci sa fare? Una bella salumeria. Appena arrivato da Inza e vedo lo sciutto, mi dice che arrepiglia tutto. Un banano pure la mortadella. Oh, una papella! Hanno pure la porchetta e la poggetta. Ma alla fine hai tu anche la sacchetta. Dietro il bancone ci stanno i due gemelli. Ma sta un gettare! Venga per noi! Ma sta un gettare non mi vedi a questo effetto! Ma ci sta niente che faccia prima l'architetto! Sì, che stai? Con una faccia ci venderanno anche più a scuola! Forse ci puoi sbagliare e non scegliere un colore! E non sono libero, mi pare. Poi, entro su Natale e fa bella vita. E pure Giovanni pare che si trova una zita. Dice che non posso stare e forse su marito. Forse. Appena basta da bene, tu ammasci bene. Lui così alto, pronto, biondo e snello. Sembra un fotomodello. E se tu dà la frutta alla mangiata, squacciata, arrostata, ciacciava e sei sta guararata. Chi manca all'appello? Ma fino, il bello. Vedi che con tuo pappa fosse imperfetto, pare un cristiano la pubblicità e la birra morente. Dite la notizia alla ditta, dammi nuovo, viaggia pure un po' contenente. E nasciate, ma anche i forestieri posso vendere niente. Oh, manco se dico di venire per niente. Insomma, tu commerci, pacca mora sui patrona, quell'altro non ti ne è fortuna. Se vuoi che mi pigliare tutti voi la vostra cura, ti c'è da dire. Che te ne c'è, che te ne tolgo un po' di pigliare, signora stai urnata che c'è cala sta pignata. Che c'è cala? Patate. Acqua. Signora stai urnata che c'è cala sta pignata. Alla tu che scarregata e i palazzi non tagliare. Tenerone e fasolina! Lo coglioni stamattina! Oh, roba bella! O mare, o mare, o mare, o mare, o mare.
sopra la taglia. A Juanne, patrate cristiane, ci fu una campagna elettorale stile americano. Ma le peste appezzate a si mura e comincia a tutta l'ora. I mangiare accreditati alla carica di sindaco, tanto desiderato, era l'avvocato Piesconari e un professor Ramon. Perché voglia diventare sindaco, che se ne va a Bonn? L'avvocato Piesconari. Pare che si fece la parte con un regalo. Ah, non vorrei? Sì. I cristiani, un caffè su pigliare, ma un potaccione, lo stesso ci viene a dare. Un professore Ramon, hanno fotografie mura per appezzare. E i cristiani, forse la potrebbero di scattare. C'era pure un professor Lopresti. O di prezzi? Sette! Numero familiare? Otto! Il traduttore già di Tori! E una neve! Poi c'era Giuseppe Ranzino, con il suo nuovo simbolo Nova Spes. Allora, capo Roma, che significa? Nuova Speranza! Ecco, di Speranza Gamba, vi sperate, amore! Beh, il quarto candidato era l'avvocato Nuccio di Napoli, che si presentava con simbolo da Fazzi e due martiri. Ma niente si vuoi fare, manco peggio. Il vincitore di questa tornata elettorale è Angelo Giolino, che con il suo simbolo della Margherita si è venuto a mettere a tutto il resto della partita. Prima dell'elezione aveva attesa la preoccupazione. Sapiente, prima di questa partita, Unione trovava la Margherita. Salirò. Ma non ti dirò, ma ci avete da fare, ma ancora un po' di cose. Un momento con noi, un momento. Salirò. Ma non ti dirò. Anche. Salirò. Ho mangiato qualche gioco, i lettere sono brutte. E Maria Sant'Annunzio non ci ho contento di tutto. Per cucciare, c'è una pasta e custiata. E picchio nero, pure i cartoni non mangiano. Sensazionalmente abbiamo qui con noi questa sera quest'uomo che potrà cambiare radicalmente il volto, la maschera, al suo paese indomato e mal governato. Ecco l'onorevole Angelo Giolino. No, chi c'è? Tanto per cominciare, ho altri elettori a ringraziare. Scusa. Che? Ho quattro. Ho fatto questo macchinato. Se trovo qualcuno in mezzo a questa popolazione, avrò di fare qualche lamentazione. Non dare. Parla, cavolino con me, attenzione. Aspetta, non mi andiamo a chiamare.
non so il problema, tant'è non ne avevo. Posso parlare? Parli pure. Sogni di Totò, un muratore, cercato l'armatore, una casa cominciare, non ce l'ho! Non ce l'ho! Disoccupate, morti fame, tutta cassa integrazione, a campare la mandrima che la stazione. Come se legge in questo mondo, c'è curate con un fondo, una c'è tonno del suo proverbio, un po' morre guardato, e adesso solo che questa vita è troppo disgraziata, ma che sempre pare pollata. E datemilla, datemilla, la casa popolare pure a me, a me, oh, ovunque sia, un legno, una santa musica, la mia mattina oppure la madonna per niente. Vorrei sapere che tempo ci volesse per darmi una casa popolare. Non sento figlia a carne vuole campare. Almeno 5 chance mai da fare. Se mi rivolgo al sindaco mi dite fatti promette. Se parlo con l'onorevole ci ha vinto pure le spese. E allora capi papà. Onorevole Giorgio, è l'acqua, eh? Perché non arriva nelle nostre case, ma fatela, chi sono qui? A chi? A chi? È l'acqua, eh? Perché non arriva nelle nostre case? Lavare di mutande, due magliette e c'è il pare di guasette, che vuoi sapere in toccava a fare? Parli con Natalino Cristadò. Però l'ho regionale visto, chi dà la fotocopia? Abito in una casa piccolina a San Giovanni, da l'acqua a montare dove lo vede dei gatti, e quando mi dovevo la mattina polenziare, con l'acqua do mangione io dovevo accomparare, con l'acqua do mangione io dovevo accomparare. L'amministrazione Giolino, qui Natale ha cominciato a scomandare. Alberi cavi, alberi già, e pompare di cose tutte, si contava l'albero pure ai morti. Appena c'è nato, un paese l'ha addobbato, e per prima cosa, tutti i porti dei negozi illuminati. Avanti cristiani, i seri di Natale non ti potete scippare, perché c'ho lì, cuffie le frati per attaccare. Se per dire tanto tempo che stessa male, e alla fine, si puntava dai movimenti a toccarlo. Regalo il tuo paese, il movimento a toccarlo. A tutte, a puntare gli altri a dentro. Un sale, come sei pistolizzato? E chi c'è, si vede il quattro rosato. Di che rimangere il bianco. Come è morto? Pure Giuseppe e Maria avevano un'impressione sbagliata. Perché mentre tutta la puntana, ti voleva angelata! Pure vedi ci va la mannata! Pure vedi ci va la mannata! Comunque, per Natale, sempre vanno spormontani! Ma le cose giuste, fanno i panni! La politica, una parola oggi che non va di moda, è la serena, tra i politici oramai non è più. Posso fare una domanda? Posso fare? La pallo pure dove, va? No, no, anche te, ma quando sapete un po' con lui? Io Luca, anche tu, sa. Ma perché voglio sapere come fa il tuo volete? Come fa? Ma ce lo vedi? Hai te, eh? Dove? Prima era cicala, ora è coccodrillo. Dove?
se tiro palanchine, a chiappo pigliandine, se piglia per credere, Santiago un caere, e mezzo a un vissuto se ne va, e mezzo a un vissuto se ne va, porco del capo, porco del da! Un gruppo mi sta tirando e saluta, lasciando tutti quanti allegria, sperando che avrei fatto simpatia. Un grosso vanno forse tornava via, un grosso vanno forse tornava via. Ma che ce prega